Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Io sto bene. Oggi giornata super uggiosa, è un novembre abbastanza piovoso. E nulla, questo è un video che in realtà avevo in mente di girare verso i primi di dicembre, quando vi faccio sempre il video sulle idee regalo del DM, un video che faccio da diversi anni ormai, che so che vi piace sempre un sacco. Però ho pensato che, uno, i prodotti ormai vanno veramente a ruba e quindi magari mi dispiaceva mostrarvi qualcosa fra 2 o 3 settimane e magari il negozio non è più disponibile, è già andato esaurito. Oppure vi mostro questi prodotti perché al momento non so dirvi se saranno, se sono disponibili online. Nel caso ve li metto qua in info box, vi scrivo qui sotto, andate sempre a dare un'occhiata, mi raccomando, all'info box. Nel caso magari non ci fossero ancora, però potrebbero ancora caricarli, visto che insomma siamo a metà novembre, c'è ancora tempo. E quindi io vi faccio vedere tutto ciò che ho trovato. Come limited edition natalizie, ma comunque invernali al DM, e così insomma vi fate un'idea di quello che c'è. Prima di cominciare questo video, come sempre, vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video e di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi sempre di lasciarmi un commento, mi fa sempre molto piacere. A volte ci metto qualche giorno a rispondere, ma leggo sempre tutto e appena posso rispondo sempre a tutte super volentieri. Come primissime cose vi mostro i prodottini mangerecci. Ora, ho acquistato poco e niente, ma io di solito quando escono tutti i prodottini appunto di cose dolci o salate, insomma natalizie al DM, faccio una scorta pazzesca perché hanno sempre un sacco di cose particolari, cose soprattutto tedesche, austriache, che sotto il periodo natalizio invernale trovo sempre molto sfizioso, goloso, insomma, mi piacciono tanto. E appunto, quindi partiamo con queste. Ne ho prese veramente 3 di numero perché non ho preso ancora granché. Ho preso questo pacchettino di tè, dunque, questo è veramente molto buono. È un infuso alla mela con spezie e rooibos, che non saprei. Qua leggo ibisco, finocchio, carube, cannella, radice di liquirizia, scorze di cardamomo, chiodi di garofano. Quindi super invernale, super caldo per prepararsi una di quelle tisane proprio dal profumo tipicamente natalizio invernale. E ho preso 2 di questi punch da bere, sono analcolici. Questo è alla mela, arancia e limone, sono già pronti, già liquidi. E questo dice semplicemente fruttato. Qua vedo dunque mela, sambuca amarena con zucchero d'uva e spezie. Questi sono buonissimi. Io li vado a scaldare e li bevo caldi. Sono molto buoni, piacevoli. Se si vuole, si può aggiungere anche un pochino di alcol, insomma, perché no, alla fine è sempre un punch, però anche analcolici sono molto buoni, li acquisto sempre durante il periodo natalizio. Poi ho acquistato questo che se andate al DM trovate l'espositore con tutti i prodottini per preparare magari i dolcetti di Natale, quindi tutti i vari attrezzi da cucina e le scatoline dove apporre magari dentro appunto biscottini, dolcetti, muffin. E quindi appunto ho preso questa qua, una confezione da boh, 4-5 ce n'è, sì, 4 pezzi, appunto qua li chiama contenitori per biscottini. Questi è del marchio Profissimo, che è il marchio dei prodotti per la casa del DM. Sempre marchio Profissimo, ho preso uno di questi infusori a bastoncini, dunque questo è al profumo. Di mele cannella e appunto non vedo l'ora di metterlo in salotto per profumare appunto l'ambiente. E ho preso anche 2 pacchettini di tovagliolini natalizi festivi, insomma, molto carini.
Ho preso due bustine di queste per eventualmente preparare qualche pacchettino già natalizio. Molto carini e simpatici. Ho preso questi occhialini con la scritta Merry Christmas per fare. Adesso vediamo se fare una foto, insomma, o per l'anteprima di un video. Adesso vedrò come utilizzarli. Vedete che finalmente sono andata a fare le mie unghie. Ho finalmente delle unghie. E ho trovato, non li avevo mai presi, non li avevo mai visti, anzi, durante il periodo di Natale, due paia di calzettini. Questi sono taglia unica, sono molto morbidi, sono molto carini con queste, fantasie natalizie. E poi ho preso, due soliti pacchettini di salviettine. Queste le tengo sempre un po' in giro per casa per andare a soffiarsi il naso, pulirsi le mani, asciugare mocciolo o bava varie di viola, insomma, servono sempre in giro per casa. E ora passiamo alle limited edition natalizie. Non ho acquistato il calendario dell'avvento, sapete che è già qualche anno che non lo acquisto, lo prendevo anni fa. Però vedo che insomma gira a volte i prodottini sono sempre quelli, in più ho già tante cose, non ho bisogno anche di prodotti in mini taglia, anche perché non è che viaggio così spesso, quindi alla fine mi dispiace tenere dei prodotti lì, magari mi ritrovo che è estate e mi ritrovo con le mini taglie natalizie, insomma non mi sembra il caso. E tra l'altro ho visto che forse non me ne sono accorta negli anni scorsi, però il calendario dell'avvento è aumentato notevolmente di prezzo, ecco, quindi insomma non mi serviva, quindi non l'ho acquistato. Comunque, kit natalizi. Allora, balea, abbiamo questa carinissima casettina set regalo con doccia schiuma profumati. Abbiamo all'interno quattro doccia schiuma. Ora, mi spiace anche aprirlo, ma volevo farveli vedere. Comunque, all'interno troviamo i quattro doccia schiuma, molto carini come una idea regalo, se vogliamo fare un regalo piccolino, insomma. E abbiamo questi quattro mini doccia schiuma, anche per questo non acquisto più il calendario dell'avvento, perché poi ho comunque già un sacco di mini taglie con queste limited edition. Abbiamo le profumazioni che sono arancia e zenzero. Questo è cioccolato e caramello. Dunque, questo è mandorla e nocciola. E questo è cocco e vaniglia. Carinissime, tra l'altro voglio assolutamente annusarle. Mamma mia. Cocco e vaniglia si può tranquillamente rimandare all'estate, quindi se mi avanzerà posso tranquillamente utilizzarlo più avanti. Mamma mia, quello alle nocciole, già l'anno scorso era uscito qualcosa con le nocciole, mi faceva impazzire. Profumazioni golosissime, cioccolato e caramello. Io ho una ossessione per il caramello, vado veramente pazza per il caramello. Il profumo è molto delicato, però non è nauseante. E questo all'arancia. È un'arancia molto speziata, si sente molto lo speziato più che l'arancia. Comunque, ripeto, molto carina, idea regalo se volete fare un regalino piccolino, insomma, qualcosa di semplice, ma veramente super carino comunque. Poi altro kit carinissimo di Natale è questo qui, un set composto da doccia crema, lozione corpo e la crema mani e il guantino scaldamani che sarebbe questo qui, pelosino che vediamo qua dietro.
Questo è il guantino scatlamani che troviamo all'interno, super carino, riscaldabile in microonde. All'interno contiene delle perle di ceramica che si riscaldano, mantengono il calore, quindi potete tenerlo, insomma, poi per scaldarvi appunto le mani. Molto carino se siete freddolosi o avete amici molto freddolosi, è una simpaticissima idea regalo. E poi all'interno appunto troviamo crema doccia, body lotion e crema mani. Sono tutte al profumo di vaniglia. Ora provo la crema mani per capire il profumo. Il profumo è classico di vaniglia, non troppo stucchevole, non troppo dolce, molto piacevole e buono. Buono, molto carina anche questa linea qui. Quindi anche questo come set regalo è super carino. Questo è super carinissimo al profumo di lavanda. L'ho già aperto perché ero curiosa di usarlo e il profumo di lavanda è dolcissimo, super rilassante, non è un profumo di lavanda della nonna, è un profumo di lavanda dolce e piacevole. Questo è un set che contiene gel doccia, lozione corpo e crema mani. E appunto, come vi dicevo, il profumo di lavanda è molto molto buono, molto rilassante, perfetto magari da andare a utilizzare se fate la doccia la sera prima di dormire, poi vi spalmate la crema corpo, la crema mani, molto carina e piacevole, oppure appunto se volete fare così un pensiero natalizio come regalo della buonanotte, ecco, anche questo è un set molto molto carino, super carinissimo anche questo qui. Questo è un set al profumo di tè chai e zenzero, composto da sempre gel doccia, lozione corpo e crema mani, perfetto perché ero un po' corto di creme mani. E avevo sentito qualche commento delle ragazze tedesche che dicevano che non si sentiva nessun profumo, infatti ero incerta se acquistarlo o meno. In realtà il profumo si sente, solo che è molto molto delicato, è un profumo dolcino, molto delicato, quindi se non volete appunto qualcosa di estremamente profumato, che ha un leggero profumo dolce di tè, ma che sia leggero, non troppo stucchevole, non troppo pesante, questo è un set molto molto carino e perfetto. Tra l'altro, solo le creme mani che ho provato sono super morbide, vi lasciano la pelle delle mani molto idratata. E anche qua, appunto, carinissimo come set regalo. Poi tutto il resto che ho acquistato sono le novità invernali appena uscite. Questo è il nuovo doccia schiuma Winter Tail, questo al profumo di mela. E qua la vedo mela, cannella, zenzero. Vi dico subito che questo è proprio Natale, cioè mela, cannella, zenzero, spezie, una roba strepitosa, ma da utilizzare proprio durante la stagione natalizia, secondo me, perché al di fuori del mese di dicembre difficilmente, secondo me, utilizziamo questa tipologia di profumi. Comunque, molto buono, mi piace tantissimo. Sono usciti i nuovi doccia schiuma in limited edition. Abbiamo questo flower shower al profumo floreale, buono, si sente tanto il profumo di lamponi, molto molto carino. Questo è il soft feeling, secondo me i nomi si ripetono negli anni, ma anche le profumazioni alla fine, dopo anni. Io sono tantissimi anni che acquisto i prodotti di Balea e vedo che negli anni poi si ripetono un pochino, sono sempre carini, comunque a me piacciono, cambiano un po' il pack, ma i nomi e le profumazioni, bene o male, tornano sempre. Questo è il profumo di mandorla e fiori di cotone, molto buono, un profumo di pulito, ma caldo e coccoloso, mi piace tanto. Questo qui. Poi questo della linea Make a Wish, dunque qua dice profumato semplicemente. Io ci sento un profumo leggermente dolce vanigliato, ma non stucchevole, molto buono. Eccolo qua.
Questo Positive Mind, questo è adatto a peli sensibili. Questo leggermente un pochino più fiorito come profumo. Di Alverde è uscito questo nuovo doccia schiuma al profumo di rooibos e vaniglia. Sì, bello zenzeroso. Sì, rooibos dovrebbe essere lo zenzero. Boh, non sono sicura. Comunque, o radice. Boh. Vabbè, comunque un profumo molto speziato, ecco. Ah, ecco, qua dice il profumo di tè rosso e vaniglia. Vabbè, comunque, un profumo semplicemente speziato, natalizio, molto buono. E poi sono usciti questi due. Sono in limited edition e hanno questo nuovo pack, sempre di Alverde. Questo è il profumo di arancia e vaniglia. Molto, molto buono. Questo qui. Mentre questo è il profumo di lavanda. Anche qua, un profumo di lavanda piacevole. Non... Appunto, lavanda della nonna, mi piace molto. Poi, tornando a Valea, saponi mani, sono usciti questi nuovi, questi linea, sempre soft feeling, mentre questo è la linea Glossy Touch, questa qua, di cui dovrebbe arrivare anche il doccia schiuma. Il profumo mi ricorda un profumo di uva di Ribes, tipo frutti rossi. Ah no, qua dice profumo di ciliegia e legno di sandalo. Bene, non ci avevo azzeccato. Ecco, il profumo di ciliegia. Buono, piuttosto dolce, ecco questo, però mi piace un sacco. Poi questa crema corpo al burro di cacao e profumo di frutti di bosco. L'ho già usata perché avevo il terrore che fosse troppo stucchevole. Invece il profumo... È stemperato tanto dal cacao, il profumo di frutti di bosco, e quindi è dolce ma non così nauseante. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi ho preso questa cremina per le mani di Alverde con olio di enotera e olio di vinaccioli. Questo è interessante perché c'è scritto... Due in uno è sia una crema mani che una maschera viso. Ora, come maschera viso, secondo me è piuttosto corposa, quindi perfetta per una pelle secca. Non escludo di provarla magari quando e se mai arriverà il freddo, quello bello intenso. Comunque, insomma, volendo, questo è un prodotto due in uno. E sempre Balea ho preso questo olietto da massaggio, ma che io utilizzo appunto sul corpo dopo la doccia. E al profumo floreale. Un profumo, sì, fiorito fruttato, in realtà io lo sento piuttosto. Comunque, questo qui. So perché di questi olietti qua fanno queste versioni piccoline. Io le farei più grandi perché sono molto carine e gli oli sono molto buoni. Ho preso due maschere in tessuto per il viso di questa nuova Fantasia Be Icy con l'orsetto, dunque con acido ialuronico ed estratto di cotone. Della linea al cioccolato di cui vi avevo già parlato perché l'avevo acquistata la volta scorsa, le maschere per il viso che ho provato, e ve ne parlerò quando farò i prodotti terminati. Questa è la maschera per le mani con burro di cacao, burro di karité, olio di macadamia ed estratto di vaniglia, mentre questa è la maschera piedi, sempre sì, con gli stessi estratti. Carinissima comunque questa limited edition. Ho preso questi patch per gli occhi con acido ialuronico, estratto di magnolia e vitamina E. E poi ho preso un po' di nuovi balsami labbra. Beh, ho preso questo, il grande classico di Alverde alla calendula, questo è essenziale, immancabile. Quando mi chiedete un prodotto must have da comprare al DM o sul loro sito, questo assolutamente è il miglior burro cacao, soprattutto low cost, ecco. E questi
sono i burro cacao in edizione limitata. Questo è il profumo di biscottini alla vaniglia. Questo sempre della linea Make a Wish. Questo. E questo della linea Winterwunder, al profumo di Cookies. Chissà quanto dureranno perché io tengo i miei burro cacao aperti, soprattutto quelli di Balea, in un piccolo espositore che ho sulla mia console da trucco, insomma. E ogni volta che Viola è lì, prende tutti i burro cacao, li apre tutti, ci infila la ditina dentro, insomma, li ha già tutti i mezzi scassati e quindi questi mi sa che dovrò nasconderli perché se finiscono sotto le sue grinfie potrei anche doverli buttare. Ho riacquistato questo peeling per le mani di Balea, meraviglioso, sembra una cavolata, però è un peeling favoloso per le mani. Se avete le mani un po' secche, un po' ingrigite, avete bisogno appunto di andare un attimino a togliergli quello strato di secchezza che hanno addosso a volte. Non so se vi capita, a me capita spesso durante l'inverno. Questo è ottimo. Ho acquistato poi le mie solite ricariche per la lametta di Balea. Io mi trovo benissimo con queste della linea Fantastic. Ho anche la lametta, mi trovo strabene con queste. Ho provato a prendere le striscette depilatorie, queste più grandi che io vado a utilizzare per depilarmi le braccia. Ho provato a prendere queste, ma non vi so dire perché non le ho mai trovate. E poi un prodotto che non c'entra nulla, ma siamo anche fuori stagione, ma ho visto nello stand di Essence questo siero primer illuminante al watermelon, non potevo non prenderlo, magari lo utilizzerò la prossima estate, però volevo subito averlo. E nulla miei cari, questi erano tutti i miei acquisti del DM. Avete visto, ci sono parecchie novità, limited edition, confezioni di regalo appunto per il periodo natalizio. Ripeto, volevo farvi questo video più avanti, però ho pensato che magari appunto poi magari non avete occasione di trovare i prodotti, mi dispiacerebbe. Oppure appunto volete magari segnarveli per tenere d'occhio se i prodotti escono sul sito online. Insomma, io intanto ve li segnalo perché li ho già acquistati. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e scrivetemi se avete trovato anche voi queste limited edition, se acquisterete qualcosa, qual è quello tra le cose che avete visto, se c'è qualcosa insomma che vi ispira particolarmente. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a qui, vi saluto, vi mando un bacione grande e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!